L'amore è tornato nella vita di Manila Nazzaro che, insieme a suo marito Stefano Oradei, è pronta a dare vita a grandi progetti. La scorsa primavera ha sancito l'inizio di un nuovo capitolo per l'ex Miss Italia Manila Nazzaro e per il ballerino Stefano Oradei che a maggio hanno deciso di unirsi in matrimonio. La coppia si è sposata a Roma, al Campidoglio, e ha poi dato vita ad una delle feste più belle di sempre. A celebrare questo prestigioso traguardo insieme a loro non sono mancati tanti amici e colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il sorriso sembra dunque tornato sul volto della conduttrice che per diverso tempo è stata sentimentalmente legata all'ex calciatore Lorenzo Amoruso, compagno con il quale ha partecipato anche a Temptation Island. Pare che sia stato proprio lo show ad accelerare la loro separazione anche se, in un'intervista di qualche tempo fa, la showgirl ha ammesso che aveva iniziato a stancarsi di alcuni atteggiamenti del suo ex. Insomma, è stata una serie di cose a spingere la Nazzaro a riprendersi la sua libertà e poi, come spesso succede nella vita, il destino le ha fatto conoscere qualcuno che ora è pronto a stravolgere completamente il suo futuro. Grandi progetti per i due VIP che hanno annunciato al mondo la lieta notizia. Manila Nazzaro, Stefano Oradei è l'uomo giusto. L'annuncio emoziona i fan. In questo momento i neosposi hanno deciso di passare la settimana di Ferragosto in Puglia, terra che ha dato i natali proprio a Manila Nazzaro, più precisamente in Salento, dove continueranno a godersi questo momento felice. Anche in vacanza l'ex Miss Italia non ha però deciso di isolarsi ma ha anche trovato il tempo di concedere una profonda e sentita intervista ai microfoni del settimanale Mio. Lì la showgirl ha ammesso che il suo sogno è ora quello di diventare mamma insieme a suo marito. Se Dio lo vorrà lo accoglieremo, sarebbe un dono davvero incredibile, ha ammesso la conduttrice prossima a compiere 47 anni. Festeggerà il compleanno il 10 ottobre, che durante la sua vita professionale e sentimentale ha toccato tutti i traguardi più importanti ma è di nuovo pronta per diventare mamma. La showgirl ha già due figli, Nicolà e Francesco Pio, nati dalla prima relazione con l'altro ex calciatore Francesco Cozza. Farlo insieme a suo marito Stefano Oradei avrebbe un sapore tutto particolare. L'insegnante di danza della Rai è una delle persone migliori che la sua bella potesse incontrare e ora sembra già arrivato il momento di portare la loro relazione ad un livello successivo. I fan, dopo aver letto le sue parole, non stanno più nella pelle e ora aspettano solo di ricevere la notizia della gravidanza.